Eccoci qua, salve a tutti amici, buon inizio settimana, buon weekend e bentornati dal vostro Gigio Juve. Oggi ragazzi comincia un mese nuovo, comincia il mese di giugno. Però ragazzi c'è bisogno che questa mattina facciamo un rapido recap per rivivere un mese di maggio che abbiamo vissuto ragazzi in modo incredibile, con un susseguirsi incalzante di eventi sempre dallo stesso lato, sempre per la stessa squadra, eventi che hanno segnato profondamente il calcio italiano tutto, eppure ragazzi, e parlando di giustizia ordinaria e parlando di giustizia sportiva, c'è un assoluto, completo e totale immobilismo che è immotivato. Ne parliamo naturalmente insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi un like a questo contenuto perché è fondamentale, così come iscriversi al canale ragazzi, perché ve lo ripeto, ve lo dico e ve lo ribadisco, noi stiamo tentando una scalata all'Everest con la nostra controinformazione, cerchiamo di andare contro l'informazione di sistema, l'informazione mainstream che sta portando avanti una linea, la linea della propaganda pro cartolenze, pro pignorati, e quindi ragazzi noi dobbiamo cercare di essere più possibile per far sentire la nostra voce il più lontano possibile, ed è per questo che vi chiedo anche la massima condivisione di questo contenuto in modo da raggiungere più juventini, milanisti o tutti coloro che siano interessati a ristabilire, ragazzi, l'equità nel calcio italiano, quindi di avere una parità a livello di partecipazione sportiva, né più né di meno. Detto questo, ragazzi, mi sono dovuto preparare una scaletta perché gli eventi che si sono susseguiti nel mese di maggio sono così talmente tanti che io non avrei potuto ricordarli tutti a memoria. Perché generalmente, ragazzi, quando preparo un video, le cose me le ricordo abbastanza a memoria, cioè ripasso mentalmente ciò che devo dire e riesco a ricordarla a memoria. Questa volta no, ragazzi, devo per forza leggere perché sono successi un numero di eventi incredibili. Partiamo dal fatto che siamo partiti a inizio mese con la propaganda pro Inter targata carta igienica rosa, ragazzi, propaganda che ci propinava a destra e a manca tutti pronti per acquistare l'Inter, dagli arabi, poi dopo che gli arabi hanno deciso che erano non bancabili, si è passati alla lotta intestina tra Oktri e PIMCO per chi dovesse allungare il finanziamento, riscadenziare il finanziamento di Zank, per poi ragazzi invece arrivare proprio il 16 maggio, giorno in cui ci viene detto che incredibilmente PIMCO si tira indietro. E lo fa, ragazzi, lo fa per colpa di Claudio Veronesi, Claudio, scusatemi, Albanese, perdonatemi, un lapsus. Claudio Albanese, che è il responsabile della comunicazione di Oktri, uomo messo lì apposta da Agnelli, quindi la colpa di tutto è di Agnelli. Ed è per questo che il 18 maggio lo stesso Zhang scrive una lettera dove praticamente dice che la colpa è di Oktri perché Oktri vuole l'escussione del pegno nel giorno in cui, diciamo, questo scade questo prestito perché lui non può restituire il prestito. Naturalmente non è colpa sua che non può restituire il prestito, ma la colpa è di Oktri. E ricordiamoci che fino a quel momento Zhang era una bravissima persona. Da quel momento in poi Zhang diventa il passato e Oktri, per magia, ci si dimentica che ha Albanese come responsabile della comunicazione e Oktri diventa di nuovo un grandissimo fondo, un fondo senza fondo pronto ad investire nell'Inter. Detto questo, si viene a sapere nel giorno 19 che nel caso di cambio di proprietà l'Inter dovrà restituire il bond da 400 e dispari milioni che invece avrebbe dovuto restituire nel 2027. Bond definito dagli esperti, io non me ne intendo e non ne so il motivo, un bond spazzatura, proprio perché evidentemente non ha grandissime garanzie. Contestualmente, Identità Bianconera chiede al collegio sindacale di sorvegliare sul passaggio appunto tra Oktri e
E quindi Zhang, perché? Perché inizia ad intravedere delle cose che non vanno bene. Perché ragazzi, già all'estero è esplosa una notizia importante, quella di Lion Rock, ma che ancora per tanti giorni non verrà riportata in Italia. Intanto ragazzi, ci sono le intercettazioni di Seferin, che si viene a sapere che praticamente ha passato dei fondi UEFA a Messi, Seferin colui, a Messi e Piqué, insieme diciamo a Rubiales, il presidente della Liga. Seferin, lo ricordiamo, è colui che ha punito la Juventus, colui che diceva che la Juventus era giusto che pagasse perché aveva violato le regole. Lui invece, naturalmente, con questi imbrogli era stato assolutamente una persona per bene. Nasce l'authority, appunto, del governo che va a sostituire la Covisoc. E quindi, nello stesso giorno, Gravina, stiamo parlando ragazzi praticamente di una settimana fa, Gravina è costretto ad abolire la legge anti-Superlega, che era una legge naturalmente dichiarata assolutamente fuori legge, proprio dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea e poi in questi giorni dal Tribunale di Madrid. Quindi assolutamente siamo arrivati a questi giorni. Il 25 ragazzi di maggio si scopre invece che Giulini, presidente del Cagliari ed ex membro del CDA dell'Inter, ha una piccolissima quota nell'Inter, quota irrilevante dal punto di vista economico, se non fosse che le norme dell'ENOIF impediscono alle persone che hanno una proprietà in un'altra squadra di avere la proprietà in un'altra squadra, ragazzi. Anche a parenti del quarto grado, immaginate la stessa persona, il presidente del Cagliari e anche socio dell'Inter, cioè assolutamente conflitto di interessi, ci sarebbero gli estremi per punire entrambe le squadre con la retrocessione. Naturalmente ragazzi, ancora non è finita, siamo tutti fermi. Passiamo alle sponsorizzazioni per le quali è stato incriminato il Manchester City, che è sotto indagine proprio perché il proprietario del Manchester City che cosa faceva? Faceva delle sponsorizzazioni fuori mercato, immettendo del denaro fittizio all'interno del bilancio appunto del Manchester City per cercare diciamo di abbellire il bilancio. E che cosa? Scopriamo che la Pinetina è stata sponsorizzata per anni da Suning per una cifra che va tra i 20 e i 23 milioni, mentre nel momento in cui l'Inter viene escusa totalmente da Oaktree, si trova un nuovo sponsor che vuole sponsorizzare la Pinetina ma per 3 milioni. E quindi loro hanno fatto anche quello, anche il gonfiaggio di sponsorizzazione fittizia con conseguente falso in bilancio, ragazzi. Siamo al 27 e Dagospia, ragazzi, un giornale di nicchia, è il primo a riportare in Italia la clamorosa notizia che invece all'estero, per bocca di Reuters, è uscita già 5 giorni prima, che praticamente Lion Rock, detentore del 31% delle quote dell'Inter, non sarebbe stato escusso, ma il 31% invece sarebbe stato escusso perché faceva parte di Grand Tower già da 3 anni, perché da 3 anni Lion Rock non possedeva più le quote dell'Inter. Cambio di proprietà senza dare comunicazione alla Federcalcio. Stesso motivo per cui il Milan è sotto indagine, stesso motivo per cui il Milan va ricordato, ragazzi, perché in Italia non viene ricordato, in Lussemburgo è già stato assolto, mentre in Italia è ancora aperta una causa contro il Milan da parte del Tribunale di Milano. E più tardi, tra qualche minuto, scopriremo come mai il Tribunale di Milano ce l'ha col Milan e invece contro l'Inter, ragazzi. Niente. Tra l'altro, il giornalista di Dagospia viene picchiato, ne parleremo nel prossimo video più approfonditamente. Ed inoltre, ragazzi, si dimettono i membri della Covisoc, 4 su 5, tra cui il presidente Germana Panzironi, moglie dell'avvocato della FIGC, Viglione, colui che era lì a bordo campo a festeggiare lo scudetto con Marotta e Simone Inzaghi. Per chiudere in bellezza, si scopre che l'Inter praticamente ha messo a bilancio dei soldi di Digital Beats
circa 60 milioni che non le sono mai stati dati perché Digital Beats praticamente non esiste ed è scomparsa, non si sa, l'Inter ha provato a recuperare i soldi, ma questi qua sono uno sponsor praticamente inutile che non gli ha dato mai un soldo e che li ha fregati, ma intanto loro hanno fatto un altro falso in bilancio. Ragazzi, questa è, diciamo, in 8 minuti, quindi andando molto molto veloce, la somma di tutto. Per chiudere, ragazzi, come mai non è stata aperta nessuna causa contro l'Inter? Abbiamo scoperto dal presidente, dal presidente appunto vicario del Tribunale di Milano Roia, che c'è una foltissima schiera di cartonati prescritti e quindi anche pignorati. Cioè, ho sentito uno youtuber chiamarli pignorati e mi ha fatto morire dal ridere, quindi li chiameremo anche noi pignorati, praticamente all'interno della Procura di Milano. Quasi, ragazzi, bisogna scrivere nel curriculum vitae interista cartonato, altrimenti non vi prendono a lavorare al Tribunale di Milano. Pensateci, se volete essere assunti nel Tribunale di Milano, dite che siete dei cartonati e avrete la strada spianata. Insomma, ragazzi, però, a chiusura di tutto questo periodo non è successo ancora un cazzo, né a livello sportivo né a livello, appunto, come abbiamo spiegato, ordinario e penale. A voi sembra normale? Io vi chiedo la massima condivisione di questo video, ragazzi, per far sapere a tutti che cosa è successo in un mese di ordinaria follia, dove però è successo tutto e non succede niente. Io ricordo, diciamo, un andamento e giornalistico e, diciamo, di giustizia sportiva e ordinaria molto molto diverso nei confronti della Juventus lo scorso anno. Però può darsi che sia di parte, può darsi che io mi stia sbagliando, ragazzi, può darsi pure che io mi stia sbagliando, e per molto molto meno, aggiungerei, per molto molto meno, per delle plusvalenze che coprivano il 3% dei fatturati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio se mi avete dedicato del tempo, se siete arrivati fino a questo punto del video e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!